I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Abituati con la quotidianità, i nostri ritmi, i nostri mezzi di trasporto, le nostre modalità di arrivare da un luogo all'altro. E invece lui ha fatto un'altra scommessa che adesso ci racconta. Grazie, grazie. Giulio, posso togliere la mascherina un attimo? Sì, è andato. Siamo distanziati. Grazie innanzitutto per il nuovo ringraziamento per essere qua domenica mattina. E in realtà questo viaggio che ho fatto, non lo anticipo perché vedrete un po' le motivazioni che mi hanno spinto a fare un viaggio diverso. Devo dire che è secondo me molto molto attuale, perché in epoca post-Covid abbiamo visto un aumento del traffico allucinante, già c'era prima, adesso l'abbiamo avuto ancora più imponente, e la novità di oggi, alcuni di voi magari lo sapranno, io per il quale erano le 100 persone che dovevano essere qua oggi, non ci sono state. Io in realtà ho fatto un BlaBlaCar, quindi ho noleggiato un'auto elettrica e ho fatto in modo di coinvolgere persone da portare, ma in realtà con lo sciopero dei mezzi noi piccoli poveri utenti siamo rimasti bloccati. Perché siamo stati bloccati? Siamo stati bloccati per delle motivazioni giuste. Noi non siamo in potere decisionale di quello che sono ovviamente le decisioni sul traffico, ma dico che la Share Mobility nel mio caso mi ha consentito di essere qua oggi. Io la Tradate a 30 km da qua non sarei potuto riuscire a raggiungere Varese a meno che non avessi utilizzato e conosciuto un mezzo che è il car sharing, quindi l'auto condivisa, che mi ha consentito con 7 euro l'ora di avere una macchina parcheggiata qua davanti ed essere qua con voi oggi. Quindi vi ringrazio ancora e vi auguro una buona visione. Grazie. Poi magari eccoci qui, 6:30, ad affrontare il viaggio di oltre 400 km in Share Mobility da Tradate, in provincia di Varese, a Coriano, dove ci sarà tra qualche giorno il TEDx sull'ambiente. Sono Marco, sono un fotografo pubblicitario da oltre 30 anni. Ho sempre avuto una particolare attenzione all'ambiente. Questa attenzione all'ambiente l'ho declinata anche nella mia professione. Scegliendo di arrivare a Coriano dalla provincia di Varese in una settimana, anziché impiegare quelle 3-4 ore magari col treno più un autobus, ho fatto diventare il viaggio la vera meta. Cercavo una certa coerenza, una coerenza che io comunque ho sempre avuto abbastanza rispetto al mio impegno sull'ambiente, al fatto di fare volontariato, di cercare di avere un impatto minore possibile su questo pianeta. Milano non è Milano senza un tram. Quindi ho pensato a una doppia valenza del fatto di utilizzare la Sharing Mobility e di utilizzare quanti più mezzi possibili della Sharing Mobility. Allora, Milano, sono le 3 di domenica, ho perso il treno. Sono iscritta su BlaBlaCar dal 2015 per ridurre l'impatto ambientale. La bicicletta è un veicolo, è una soluzione, ci deve aiutare e quindi è importante anche mantenerla, essere sicuri che non ce la rubino, sapere quali sono i percorsi giusti. Da ormai 10 anni io e mio marito abbiamo fatto la scelta di non avere l'auto e quindi abbiamo lanciato un messaggio sui social e chiedendo se in Italia c'erano altre famiglie che vivevano senza auto. Se tu la macchina invece non ce l'hai, a questo punto incominci a scegliere il modo di muoverti in funzione di quello che è il tuo bisogno specifico in quello specifico momento per quello specifico spostamento. La difficoltà è far capire agli amministratori italiani che c'è bisogno di un investimento per far partire questo sistema, che è un investimento a favore soprattutto della salute e del benessere della popolazione, esattamente come costruire un ospedale o costruire una scuola.
questo viaggio è diventato per me un'occasione di conoscere tantissime bellissime realtà, ma soprattutto mi ha fatto rallentare, e rallentare spesso è un ottimo modo di pensare a quello che facciamo per questo pianeta, come ci muoviamo e come spesso andiamo di corsa. E parlando di evoluzione, ecco che in momenti come questi ti chiedi se come esseri umani siamo davvero evoluti. Beneficio, anche se tu non utilizzi il grifo, ce l'hai, perché l'aria è un diritto, non è un prodotto, è fondamentale. This, I just wanna break these chains. Always asking for greatness. True to myself, I never fake it. Seen too many ones that I sold to get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but I'm a downfall. It's toxic. Day one, started the outlaws for profit. All I do is write.